Ecco Emanuela, c'è Emanuela qui. Sì. Ecco, buonasera, Emanuela, direttrice buonasera, del festival. Buonasera a tutti. Il suo saluto. Grazie. Allora, io ringrazio il maestro Ortombina per aver accolto il nostro invito ad essere qui questa sera, a salire a bordo del nostro festival e di chiudere questa edizione. Ringrazio anche Stefano, che non è il primo anno che viene qui con noi, e anzi ci auguriamo che tu continui a frequentarci. E niente, un saluto da parte mia, che è il saluto del festival. Ogni volta che il sipario si abbassa c'è sempre un sentimento di nostalgia. Ma la direzione di viaggio di quest'anno è proprio l'infinito presente. Impariamo a coglierlo. E anche la nostalgia è un momento importante che dobbiamo imparare a vivere, perché è un'emozione, è una vibrazione. Ma io sono qui soprattutto perché il mio saluto è il desiderio di dirvi che noi, e con noi siamo tutti noi, siamo orgogliosi e felici di avercela fatta. È stato un anno difficile per tutti ed è stato un anno difficile anche per il festival. Notti insonni, decisioni da prendere che mutavano sempre, dovevano modularsi su quello che stava succedendo. Ma ce l'abbiamo fatta, e per noi è motivo di orgoglio, ma soprattutto motivo di felicità. La mia voce adesso è la somma delle voci di tutti quelli che ci hanno messo qualcosa di proprio, una goccia di coraggio. Insieme veramente abbiamo fatto un mare di coraggio, ecco. E la mia voce è la voce degli altri miei collaboratori, del direttivo, dei volontari, della regia, dei tecnici, degli amministratori. E non da ultimi, voi. Io ringrazio voi per aver reso quest'anno, aver dato la possibilità al festival di essere un festival in presenza. La presenza siete voi, e quindi noi tutti vi ringraziamo. Grazie. E come consuetudine, vi auguriamo buon viaggio per questa ultima parte del 2020 e per il prossimo anno che comincerà e ci porterà alla fine di settembre con il Festival del Viaggiatore 2021. Grazie ancora, buon viaggio. E il viaggio Grazie. Non è finito, no Emanuela? Il viaggio non è finito perché noi facciamo un saluto, oltre che così attraverso le parole, a noi ci piace salutarvi con la musica, l'abbiamo già fatto adesso, ma adesso facciamo vibrare le corde, facciamo vibrare il suono della voce di questo saluto, che è anche una piccola sorpresa, un po' misterioso, non sappiamo cosa succederà, quindi magari lasciamo anche il palco ai suoni e alle vibrazioni. Esatto. Grazie ancora. Grazie, buonasera. O voi, che siete in due entro d'un fuoco, se
se io meritai di voi quando vissi, se io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete. Ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando, siccome quella a cui vento affatica. Indi la cima di qua e di là menando, come fosse lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse quando. Mi dipartì da Circe, che trattenne me per oltre un anno là presso a Gaeta, prima che Enea sì l'annomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né lo debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poterono dentro di me l'ardore che io ebbi di divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla quale non fui diserto. E l'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, infin nello Marocco e l'isola dei Sardi e tutte l'altre che quello mare attorno bagna. Io e gli compagni eravamo ormai vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta, ov'Ercole pose gli suoi riguardi a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra già m'avea lasciata Sibiglia, alla sinistra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, di questa tanto picciola vigilia dei vostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza del mondo di retro al sol dell'altra gente. Considerate vostra semenza. Nati non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li miei compagni feci io sì aguti con questa orazion picciola nel cammino che poscia appena li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemo ali al folle volo, sempre guadagnando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto sotto che non sorgea più dal marin suolo. 5 volte racceso e tante casso era lo lume di sotto della luna, poi che entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto non avea veduta alcuna, noi ci rallegrammo e tosto tornò in pianto, perché della nuova terra un turbo mosse e scosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta la poppa levar in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso.